Senatore Perilli, prego. Allora, Presidente, è evidente, e dobbiamo evitarlo, che il Senato viene scambiato per un'operazione strumentale e anche, come è stato detto, una pagliacciata. Perché lo dobbiamo evitare? Perché questa operazione è partita oggi nel pomeriggio con una dichiarazione del senatore Salvini in televisione, con l'occupazione a oltranza del Senato, quindi c'è stato tutto un aggiustamento, ci sono stati i capannelli, ci sono stati hanno confabulato fino a poco tempo fa, tra l'altro anche in maniera che a me ricorda, tra l'altro colleghi lo voglio dire, anche esperienze nostre. Io non critico questo modo anche di manifestare, quello che critico, che ritengo che sia veramente una crisi sull'orlo dei nervi da parte della Lega sul fatto, perché sul fatto del calo dei consensi. E questa, colleghi, mettere dinanzi ai riflettori un atteggiamento del genere, che serve a riportarvi alla ribalta, perché abbiamo seguito tutti il litigio tra le piazze, avete visto piazza sì, piazza no, forse, poi vi siete contraddetti, poi c'è stata Forza Italia che ha detto noi non lo sapevamo, insomma c'è stata tutta questa situazione. Non vorrei, Presidente, che a farne le spese sia il Senato, ma soprattutto i cittadini italiani, in questo momento in cui questa operazione è penosa, il Paese ha bisogno di risposte. Non dice benissimo, si è concluso l'intervento della senatrice Ferrero dicendo bisogna dare risposte a chi ha fame, le risposte si danno qua, ma dovete venire, senatore Salvini deve venire per avere le risposte, se lei in Senato non c'è e viene ad occuparlo, come fa a avere quelle risposte? Non si viene solo per occuparlo, si viene anche per lavorare, non si fanno solo il record delle assenze. E allora, Presidente, bisogna chiarirle queste cose, perché poi si viene a dire bisogna darle le risposte agli imprenditori, agli artigiani, le si danno qua dentro con i provvedimenti, ma qualcuno ci deve essere per raccoglierle e per stare a sentire, perché questo è troppo facile, fare sempre questo gioco di propaganda e di strumentalizzazione. Concludo, Presidente, mi è arrivato un messaggio, io sapendo, visto che è l'ADN Cronos che l'ha annunciata, dicendo mi ha scritto una persona che sicuramente non ci vota, e ha detto sai che forse occuperanno l'aula, dice, cioè? Dice no, verranno qui perché devono praticamente manifestare, occupare l'aula senza, tra l'altro mettendo a rischio il lavoro vero, e questo mi ha fatto, stanno raschiando il fondo del barile, e non è una persona che ci vota, perché è un'operazione veramente che dimostra la scarsa serietà e la irresponsabilità di chi in questo momento storico dice agli italiani le risposte non ve le diamo e veniamo qui a occupare i banchi. Quindi, Presidente, io chiedo a lei di non rendere complice suo tramite il Senato di un'operazione largamente annunciata, attuata, eppure farle accomodare come se fosse il Senato un albergo. Questa cosa qui non va bene. Grazie.